Buonasera e benvenuti sul canale di Alfred 73. Oggi voglio condividere con voi la riparazione del rotore e del selettore di direzione di un trapano Bosch GBH36. È un trapano di potenza da 850 watt di potenza, ricaricabile con due batterie in dotazione e funzione anche di percussione. Sui tre poli del connettore batteria, il polo centrale è per il sensore di temperatura della batteria. Il difetto di questo connettore nel tempo è che le linguette presenti nella batteria si allentano e non consentono un corretto collegamento. Ho messo a caricare la sua batteria sul suo caricatore AL3640, che è stato oggetto di un altro mio video che vi invito ad andare a vedere sulla riparazione degli alimentatori switching. Una volta caricata la batteria ed inserita sul suo connettore, il trapano non sembra voler funzionare, come se non ci fosse sufficiente corrente per far girare il suo potentissimo motore. C'è un tentativo di partenza che viene subito bloccato. In questi casi, molte volte, il problema è che la batteria, essendo ormai arrivata, non riesce a fornire lo spunto di corrente necessario all'avvio del motore. E allora andiamo a controllare la carica di questa batteria. Multimetro sui 200 volt continui in fondoscala. La batteria presenta una tensione di circa 40 volt e quindi la batteria apparentemente è carica, però potrebbe non avere più, diciamo, corrente da fornire al motore. Ma avendo il trapano più di 20 anni ed avendo lavorato molto, decido di aprire il trapano per vedere effettivamente se il problema è magari nell'interruttore principale o se c'è un problema di spazzole usurate. Una volta aperto il trapano e rimosso il rotore dalle spazzole, verifico che le spazzole sono usurate ma comunque ancora in buono stato. Abbiamo il selettore avanti e indietro che è rotto e di questo poi vedremo come effettuare la ricostruzione di questo pezzo, ce ne occuperemo più tardi. Vediamo la centralina che fornisce la corrente, che è una corrente esattamente di 23,61 A, data dalla divisione degli 850 watt di potenza per 36 volt di tensione, che è una corrente elevatissima. E infatti il rotore del nostro trapano risulta molto ma molto usurato, consumato e anche ossidato. Quel colore bruno che vedete è proprio l'ossidazione del rame che si è cotto nel corso degli anni e alla fine si forma uno strato di ossidazione che impedisce il passaggio della corrente elettrica. E questa probabilmente è la causa principale del nostro mancato avvio. Andiamo ad effettuare la pulizia di questa parte, di questo rotore. Procuriamoci della carta vetrata, una punta SDS del 10 o dell'8 che andremo ad inserire nel mandrino per permetterne la rotazione dall'esterno. Infatti a questa punta SDS andrò a fissare un altro trapano a batteria che io utilizzo, un Parkside, un ottimo trapano, e questo mi fungerà da muletto, diciamo così, da traino per far girare il mio albero motore per effettuarne la pulizia. Con questa tecnica si può effettuare l'abrasione del rotore di un trapano senza smontarlo dai suoi ingranaggi principali lentamente con appunto la nostra carta vetrata. Carta vetrata che sarà della misura del 280, quindi molto fine. Da questo pezzo andrò a ricavare una striscia di carta vetrata lunga 15 cm circa e larga grosso modo la porzione del rotore che voglio andare a pulire. In presenza infatti di questo strato di ossido e di cottura di questo rame, questo sistema è l'unico che ci permette di ripristinare un buon contatto sul rotore.
osserviamo che il rotore adesso è brillante, dunque ha un'ottima conduttività nei confronti delle spazzole. Chiaramente si tratta di un rotore consumato che non potrà fornire le prestazioni di uno nuovo, ovviamente, ma magari avremo ridato al nostro trapano qualche anno di vita in più. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere like ed iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie! Utilizzo uno spazzolino per eliminare i residui di rame che si fossero insediati tra le varie armature del rotore. E per concludere verifico lo scorrimento del cuscinetto anche aggiungendo magari del WD-40 per facilitare lo scorrimento. Una bella pulita del tutto con un panno morbido e il mio rotore è pronto per essere rimontato sulla sua sedia. Prima però devo andare a sganciare le molle delle due spazzole per evitare di romperle quando andrò a rimontare il rotore. Infatti per togliere posso lasciare le spazzole in sede, ma per rimettere il rotore devo necessariamente smollare le due molle portaspazzole. Con un piccolo cacciavite mi posiziono sulla parte della molla che spinge la spazzola verso la sua sede e vado a liberare la tensione di entrambe queste due molle e nello spazio vuoto liberato posso inserire il mio rotore. Cercate di ritrovare la posizione corretta del rotore e anche dei supporti che di solito hanno degli incastri particolari per cui non vi potete sbagliare, e una volta trovata la posizione corretta andiamo a reinserirlo all'interno della sua sede. A questo punto, una volta posto esattamente sulla sua sede, possiamo andare a rimettere in tensione le nostre molle che spingeranno le spazzole di grafite contro l'albero rotore. Bene, effettuo una pulizia con aria compressa di tutte le parti per evitare che la polvere rovini di nuovo il motore del trapano. Giunti a questo punto, non possiamo però ancora rimontare il trapano perché dobbiamo sistemare il nostro selettore di direzione diverso avanti e indietro. Con il mio solito saldatore per elettronica con punta a taglio che utilizzo in questi casi per effettuare proprio l'intaglio del plexiglass, vado a ritagliarmi una piccola striscetta di questo plexiglass e poi vado a dividere questa striscetta in tre pezzi, magari aiutandomi anche con una tenaglia. Lo scopo è quello di creare una sorta di wafer con questi tre pezzi in plexiglass incollati tra loro, che andranno a ricostruire la parte mancante del mio selettore. La resina si è asciugata, vado a riprendere il mio pezzo per dargli una forma corretta, esattamente simmetricamente identica all'altra metà. Prima però devo effettuare un'operazione di rinforzo praticando due fori per inserire queste due viti all'interno da una parte e dall'altra e in questo modo rafforzare tutta la struttura.
Le viti hanno un diametro di circa 2,27 mm e quindi vado a praticare dei fori di larghezza leggermente inferiore con una punta da 1,90 mm in modo che le viti diventino praticamente autofilettanti sulla plastica. Ed ecco qui, amici, al termine di questo lavoro, il mio interruttore a slitta del verso direzione del trapano è stato ricostruito. Posso andare finalmente a reinserirlo sul suo selettore e quindi a rimontare il mio trapano. Se vi sta piacendo questo video, ricordate, questo è il momento di mettere like e iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. E allora proviamo il movimento a slitta di questo selettore ricostruito. Pare che funziona perfettamente e quindi sicuramente meglio di prima. Bene amici, è il momento della verità. Colleghiamo la nostra batteria e diamo la corrente. E anche questa è andata. Ho resuscitato un vecchio trapano di 20 anni che certamente non sarà mai come nuovo, ma ci garantirà qualche anno in più di prestazioni. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a mettere like e iscrivervi al canale e a inserire commenti e domande nella sezione sottostante. Ciao e alla prossima!